Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle. Siamo in compagnia quest'oggi con il metropolita della Chiesa Ortodossa Italiana, vescovo Filippo Ortensi, che ci parlerà oggi della spiritualità ortodossa. Ecco, prima di tutto ringrazio Monsignore per aver accettato il mio invito di venire qui in trasmissione con noi per il Buongiorno Radio. Monsignore, buongiorno e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie soprattutto a voi per l'invito, sono molto contento di poter interloquire e parlare ai vostri radioascoltatori. Allora, Monsignore, prima di tutto voglio farle una prima domanda, che è questa. Prima di addentrarci però nella spiritualità ortodossa, mi piacerebbe sapere, forse anche a tutti i nostri ascoltatori piacerebbe sapere questa cosa, come nasce in lei questo attaccamento alla spiritualità ortodossa? Beh, in questo mondo molto secolarizzato dell'Italia, tanta gente si rivolge magari alle filosofie orientali, eccetera. Io ho riscoperto il cristianesimo e studiando i testi sacri, i padri del deserto, i padri cappadoci, eccetera, mi sono appassionato di ortodossia. Monsignore, ci racconti di più sulla fede ortodossa, qualcosa che noi non sappiamo? Innanzitutto non dimentichiamo che fino al 1535, cioè al Concilio di Trento, l'ortodossia era ancora presente non soltanto nell'Italia meridionale ma anche nel Triveneto. È stato dopo il Concilio di Trento che in Italia l'ortodossia è stata, più con le cattive che con le buone, per la verità, diciamo, perseguitata e costrette le comunità greco-ortodosse dell'Italia meridionale. Non dimentichiamo che quando sbarcarono i Normanni in Sicilia, la Sicilia occidentale parlava prevalentemente arabo e era abitata da musulmani. La Sicilia occidentale parlava greco e era ortodossa. E se non fossero sbarcati i Normanni, che avevano cacciato poi 500.000 di musulmani e 30.000 ebrei, probabilmente oggi la Sicilia avrebbe fatto la stessa fine della Tunisia, che non dimentichiamolo, che qui quando si parla delle chiese primitive si parla sempre della pentarchia, in realtà i patriarcati erano sei, c'era anche il patriarcato di Cartagine, e oggi il cristianesimo in Tunisia rappresenta meno dell'1% della popolazione. Il suo incontro con l'ortodossia ha rappresentato un momento importante della sua vita spirituale, oppure ci sono stati altri motivi che portarono a intraprendere il suo cammino nell'ortodossia? Beh, diciamo, io mi sono cominciato a interessare di ortodossia. Da ragazzo ho fatto il chierichetto. Quando ho fatto il chierichetto si diceva la messa in latino, la messa in latino fino al 1965, io sono del 55, quindi ho fatto il chierichetto nel periodo latino, ho studiato dai fratelli maristi, sono stato segretario della confraternita della misericordia del mio paese, sono stato segretario dell'opera dei ritiri di perseveranza. Poi sono andato via dal paese, sono andato a Roma, col tempo mi sono appassionato di templarismo e ho aderito a vari organismi neotemplari. Dopo la morte, purtroppo per un malaccio di mia moglie, in me c'è stato una riscoperta della religione e ho cominciato ad appassionarmi di ortodossia, dopo che precedentemente seguivo un pochino i gruppi cattolici più conservatori e integralisti, tipo l'Istituto Mater Boni Concili o la Fraternità di San Pio X. Cosa trovò, o meglio, cosa trova oggi nell'ortodossia di così speciale? E come dovrebbe qualcuno che vorrebbe conoscere meglio la spiritualità ortodossa capire questo tesoro? Perché di tesoro parliamo, perché è una delle confessioni religiose più antiche della storia. Sant'Atanasio di Alessandria disse una volta una cosa molto importante: Dio si è fatto uomo affinché l'uomo si faccia Dio.
Gesù è consustanziale al Padre in quanto divinità, ma è anche consustanziale agli uomini in quanto uomo. E noi attraverso il battesimo diventiamo figli di Dio. C'è una parte nell'ortodossia che, non dimentichiamo, l'ortodossia si è diffusa soprattutto nel mondo greco, in un mondo dove ci stava Platone, ci stava Socrate, ci stava Aristotele, non dimentichiamo che Aristotele nella Metafisica, nel quinto libro se non sbaglio, aveva fatto anche la dimostrazione filosofica dell'esistenza di Dio, il motore immobile, eccetera. È un mondo molto più mistico e molto più spirituale dell'Occidente, dove in Occidente in realtà ci sono stati solo due grandi pensatori, che sono stati Agostino d'Ippona e Tommaso d'Aquino. La bellezza dell'ortodossia è nella visione dell'uomo. Noi non abbiamo questa dottrina del peccato originale, per cui l'uomo nasce peccatore marchiato a fuoco di un peccato che hanno fatto suoi antenati. Noi pensiamo che questo peccato ancestrale, noi ne subiamo le conseguenze, e le conseguenze sono la morte, ma l'uomo è libero di scegliere se seguire la via del bene o seguire la via del male. Nessuno è condannato all'inferno, sceglie di andare all'inferno se vuole, oppure sceglie di andare in paradiso, dipende da come vuole svolgere la sua vita. E quindi l'aspirazione dell'uomo per l'ortodossia è la teosis. La teosis, che è un concetto quasi sconosciuto in Occidente, ma è la deificazione dell'uomo. E è un concetto bellissimo. Noi aspiriamo al ricongiungimento con la divinità. Chiaro, Monsignore. Ecco, una domanda che mi sono chiesto io, ma sicuramente non so se la sono chiesta anche i nostri ascoltatori, perché di persone ortodosse in Italia le vediamo. Li vediamo anche quando si va in Vaticano, si vedono in giro degli ortodossi. Però non so se è vero questo, ma ci sono alcuni teologi che sostengono che in Italia l'ortodossia esiste sin dall'epoca apostolica. È vero o no? L'ortodossia fa nascere la Chiesa cristiana nel 33 d.C., giorno di Pentecoste. L'ortodossia è la Chiesa primitiva che è rimasta immutata fin dalle origini. Poi dall'ortodossia sono nate altre scissioni, cioè la Chiesa cattolica si è separata dall'ortodossia nel 1054 e poi dalla Chiesa cattolica a sua volta si sono separati i luterani, gli anglicani, i calvinisti, eccetera. Ma l'ortodossia è rimasta immutata, la fede originaria, primitiva, del primo cristianesimo. Quindi noi siamo nati dopo la morte di Gesù, nel 33 d.C., giorno di Pentecoste. Ma in Italia da quanto esiste? In Italia l'ortodossia era scomparsa nel 1535, dopo il Concilio di Trento, quando furono soppresse le ultime eparchie greco-calabre soprattutto, che facevano riferimento al patriarcato bulgaro di Ocrida, poi soppresso dall'impero ottomano, quando l'impero ottomano sconfisse l'impero bulgaro. Per parecchi secoli non c'è stata più in Italia, ci sono stati gruppi greci, soprattutto a Napoli, a Venezia o da altre parti d'Italia, e è stata reintrodotta in Italia soprattutto nel dopoguerra. Monsignore, ma qualcuno sicuramente ha riportato l'ortodossia in Italia dopo che era sparita? Nella seconda metà del secolo scorso sono nate gruppi ortodossi più o meno locali, per opera di Monsignor Antonio De Rosso, che aveva aperto un monastero ad Aprilia, per opera di Monsignor Leopoldo Adeodato Mancini, che aveva aperto un monastero a Incisa Scapaccino in Piemonte, per opera di Monsignore Glovius, che aveva aperto una chiesa al Lazzaretto di Manzoniana Memoria a Milano.
Poi c'è stato negli ultimi anni del secolo scorso e in questo inizio millennio il fenomeno dell'immigrazione dall'Europa dell'Est, che fa sì che oggi in Italia ci siano 1.700.000 ortodossi circa, che sono il 2,7% della popolazione. Questo che è un numero esorbitante, però fanno parte per la stragrande maggioranza di un'unica chiesa, la Chiesa Ortodossa Rumena, poi c'è la Chiesa Ortodossa Russa, c'è la Chiesa Ortodossa Greca, e ci stanno la Chiesa Ortodossa Serba, Bulgara, Georgiana, Armena, ci stanno le Chiese Ortodosse delle popolazioni della diaspora ortodossa dei paesi dell'Est. Noi pensiamo invece di costituire una chiesa ortodossa nazionale e dare anche una casa agli ortodossi etnici che vengono nel nostro paese, perché se non iniziano a pensare di avere una chiesa che parla la lingua del popolo, succede come spesso è successo per l'immigrazione ortodossa in America, dove la prima generazione va in chiesa perché magari provengono dalla Romania, incontrano loro con paesani, si sentono a casa. La seconda generazione una parte ci va perché ce li portano i genitori e quindi hanno ancora un legame affettivo con quelli che fanno parte di quella comunità. La terza generazione non conosce nemmeno la lingua dei genitori e dei nonni e quindi non frequenta più quella chiesa perché parla una lingua a lei sconosciuta e o diventa cattolica o comunque abbandona l'ortodossia perché usa lingue che non conosce. Le chiese ortodosse presenti in Italia, tranne la nostra, che è l'unica che usa l'italiano e il rito gallicano italico, il rito ambrosiano, quest'altre usano i rumeni il rumeno, i russi il russo, i georgiani il georgiano, i serbi il serbo e così via. Sono soltanto chiese nazionali che seguono i loro fedeli della diaspora. Una cosa, Monsignore, come può adesso l'Italia, perché noi andiamo un attimo indietro nel tempo, lei ci ha detto che l'ortodossia è presente, diciamo che dal secolo scorso di nuovo nella nostra nazione, come può oggi la gente riscoprire i valori dell'ortodossia in Italia? Può riscoprirlo perché l'ortodossia può dare delle risposte alla ricerca di spiritualità di tanti italiani e, ritorno, tanti italiani per esempio sono attratti dalla meditazione, dallo yoga eccetera e vanno a cercare in religioni estranee completamente alla nostra cultura delle sensibilità e delle tecniche che invece noi abbiamo, perché non dimentichiamo che nell'ortodossia abbiamo l'esitasmo è la preghiera del cuore. L'ortodossia c'è una cosa di differenza dal cattolicesimo: nel cattolicesimo si prega soprattutto i santi, si prega Padre Pio, San Gennaro, Sant'Antonio de Padova, a secondo le località. E poi nella Chiesa Cattolica c'è questo che ancora non è un dogma codificato, ma è un dogma di fatto di Maria Mediatrice, cioè per pregare Gesù uno prega la sua mamma. Nell'ortodossia è diverso, nell'ortodossia si prega soprattutto Gesù, quindi noi abbiamo l'inno trisagio, ma abbiamo soprattutto la preghiera del cuore: Gesù figlio di Dio abbi pietà di noi peccatori. E questa preghiera ripetuta incessantemente con tecniche di meditazione eccetera è la preghiera del cuore e è la preghiera più diffusa nel mondo ortodosso. Allora la gente che si vuole avvicinare all'ortodossia italiana può praticare questo per scoprire questa grande fede? Certamente. Monsignore, lei che si è convertito all'ortodossia, mi piacerebbe sapere a me, ma anche agli altri, come può la Chiesa ortodossa italiana oggi aiutare nostro Signore Gesù Cristo alla riscoperta della fede cristiana in un mondo sempre più scristianizzato? Perché noi cerchiamo di riportare la Chiesa alla sua missione originaria. La missione principale della Chiesa è la Salus Animorum, cioè la Chiesa opera per la salvezza delle anime. La missione principale della Chiesa è quella della conversione dei cuori. Gesù diceva:
andate e predicare l'Evangelo a tutto il mondo. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà dannato. C'è l'evangelizzazione al contrario, cioè ogni anno migliaia e migliaia di italiani abbandonano il cristianesimo per aderire all'Islam e soltanto poche decine fanno l'incontrario. Quindi questo pericolo che noi vediamo, come vediamo la sostituzione etnica che c'è stata in paesi che una volta erano cristiani. Prendiamo l'Egitto, gli egiziani, gli unici veri egiziani sono i copti. I copti sono i discendenti degli antichi egizi, i copti che sono di razza camita e religione cristiana, non gli arabi, però in Egitto si chiama Repubblica Araba d'Egitto, dove gli arabi e i musulmani che hanno invaso l'Egitto nel 619, se non sbaglio, hanno occupato quel territorio, hanno discriminato i copti e oggi sono i padroni di quel paese, e gli egiziani purtroppo in Egitto non c'è stata la reconquista che c'è stata in Spagna, e non avendo avuto nessuna reconquista oggi i copti sono discriminati e perseguitati. Non dimentichiamo che Patrick Zaki rischia 5 anni di carcere perché ha fatto un articolo dove denunciava la discriminazione dei copti, perché Patrick Zaki è un cristiano copto, per aver scritto la verità. È stato già 2 anni in galera e rischia ulteriori 5 anni di carcere. Monsignore, una domanda semplice ma efficace, perché molti se lo chiedono: come mai nella Chiesa ortodossa i sacerdoti sono sposati? Per quale motivo? Qual è la visione teologica ma anche esegetica di questa scelta? Allora, non dimentichiamo che se anche le Chiese ortodosse orientali hanno deciso a un certo momento della loro storia di scegliere i vescovi nel clero bianco, cioè tra i monaci, questo è una cosa che era completamente estranea al cristianesimo primitivo. Se è vero che i vescovi sono successori degli apostoli, andiamo a vedere se gli apostoli erano sposati oppure no, e si vede che 8 su 10 apostoli erano sposati. Lo stesso San Pietro era sposato, aveva moglie e 4 figli, e tra i miracoli di Gesù c'è stato anche quello che gli ha guarito la suocera. Se noi andiamo a leggere San Paolo, lettera a Timoteo, San Paolo dice: il vescovo sia marito di una sola moglie, abbia figli credenti, non sia ubriacone, eccetera. Quindi se San Paolo dice che i vescovi possono essere sposati, mariti di una sola moglie, perché spesso i vescovi venivano dall'ebraismo che, come lei ben sa, ammetteva anche la poligamia, mentre la Chiesa cristiana fin dall'origine è stata strettamente monogamica, perché noi dovremmo trasgredire quello che sta scritto nei libri sacri? Io sono laureato in giurisprudenza e posso dire che anche nella giurisprudenza italiana ci stanno delle priorità delle fonti, no? La Costituzione, le leggi nazionali e le leggi regionali. Le leggi regionali non possono andare in contrasto con le leggi dello Stato non possono andare in contrasto con le leggi fondamentali scritte nella Costituzione. E così anche nella fede, e io penso che quello che sta scritto sulla Bibbia sia prioritario sulle norme che si sono date le Chiese. Quelle sono norme che si sono date alle Chiese, non sono dogme di fede. D'altra parte, se noi vediamo nei primi secoli, i primi concili, tutte le chiese cristiane, anche quelle in Occidente, della Chiesa di Roma, avevano le diaconesse. In Italia le diaconesse sono state smesse nel 700. In tante chiese ortodosse orientali, pur non essendo mai state abrogate, le diaconesse non le fanno più da tempo. Però le diaconesse sono previste dai canoni apostolici, sono previste dai canoni dei santi sinodi, e anche in Italia abbiamo avuto Santa Melania a Roma, ma abbiamo avuto per esempio Santa Agata di Catania, una delle sante più amate d'Italia, era una diaconessa. Lo stesso Papa intimamente voleva fare una commissione, che poi non so se è stata fatta perché trova comunque delle resistenze all'interno della Chiesa cattolica, per riscoprire il diaconato femminile che era presente soprattutto nei primi secoli della cristianità. La nostra Chiesa ha riammesso l'ordine di diaconesse e noi ce ne abbiamo circa una decina.
Un'altra domanda, Monsignore, e poi chiudiamo questo dialogo costruttivo anche, seppur critico da parte sua, ma costruttivo nello stesso tempo. Una domanda che le voglio fare io personalmente. Cosa vi aspettate voi della Chiesa Ortodossa nel prossimo futuro? Questo lo deciderà lo Spirito Santo. Noi vediamo che quello che abbiamo seminato sta cominciando a dare dei frutti, e siamo oramai diffusi, sia pure a macchia di leopardo, in tutta la penisola. Abbiamo 9 diocesi, dopo 5-6 anni che finalmente stanno arrivando anche i monaci. Abbiamo costituito l'Ordo Santi Antoni, l'ordine degli Antoniani, ovviamente non degli Antoniani di Sant'Antonio da Padova, ma degli Antoniani di Sant'Antonio il Grande, che come lei ben sa è nato nel 250 e è morto alla veneranda età di 105 anni nel 355, e è considerato il fondatore del monachesimo. Cominciamo ad avere anche dei monaci. Cominciamo ad avere anche tanta gente che ogni giorno ci chiama dall'Italia, ma anche da paesi limitrofi. Noi abbiamo persone che tra poco avremo due diaconi, per esempio, della Chiesa Ortodossa Italiana nel Canton Ticino, cioè nella Svizzera Italiana, uno a Monaco, uno a Nizza, due a Malta, territori che per la nostra Chiesa fanno parte dell'Italia geografica. E quindi questi sono italiani o cittadini francesi o cittadini maltesi o cittadini svizzeri che si sentono comunque di nazionalità italiana, che si sono avvicinati alla nostra Chiesa. Bene, Monsignore, la ringrazio per questo suo intervento in radio questa mattina e grazie per averci delucidato di moltissime cose che non conoscevamo sull'ortodossia. Spero di poter avere il piacere di ospitarla di nuovo qui in trasmissione per parlare di altri argomenti che riguardano l'ortodossia. La ringrazio anche e saluto tutti i radioascoltatori di Radio Immacolata. Noi siamo molto disponibili al dialogo, magari la prossima volta possiamo anche parlare di preghiere, di cose magari che ci uniscono, certo, più che quelle che ci dividono. Con questo la saluto e le auguro una buona e santa giornata. Pace e bene.